Stamattina ho ricevuto da parte di un'amica che non sento da tempo nella chat di WhatsApp un video ispirazionale, motivazionale di Denzel Washington e il discorso in particolare da lui rilasciato qualche anno fa alla Dillard University davanti a uno stuolo di studenti con il berrettino del laureato. E questo video parla di spiritualità, parla di gratitudine, parla di molte cose, di valori sostanzialmente. E Denzel Washington qui elargisce perle di saggezza e dà consigli a questi ragazzi. La cosa che mi ha più colpito di questo video è il passaggio in cui Denzel Washington si riferisce al movimento, che però non è sinonimo di progresso. A voi è mai capitato? Avete un sogno, vi muovete in direzione di quel sogno, andate, camminate. Vi guardate intorno, poi continuate il vostro cammino. Avete sempre questa visione, questo grande progetto da realizzare, ma non è detto che il vostro camminare vi conduca effettivamente più vicini alla meta. Perché? Perché serve una pianificazione, serve un punto d'arrivo, serve un goal, un obiettivo, serve metterlo per iscritto, non solo visualizzarlo come fosse una bella visione nella quale crogiolarsi tutti i giorni, facendo esercizi, così come insegnano certi esperti della legge dell'attrazione, dove si provano dei sentimenti e delle emozioni, come se tutto fosse già fatto. Sì, ok, ma l'azione è fondamentale. Questo video è arrivato nella mia vita in un momento cruciale perché proprio alla vigilia della presentazione di un progetto grandissimo, mi è stato chiesto il business plan. Questo momento cruciale si sta trasformando in una grande benedizione e io voglio regalarvi questa esperienza, se ancora non l'avete fatta, perché se ci siete già passati, buon per voi. Io invece ci sono proprio dentro. È necessario a un certo punto resettare tutto, fermarsi un attimo e dire ok, fin qui sono arrivato o arrivata. Ma il movimento che sto facendo mi ha portato da qualche parte oppure no? O sto girando intorno allo stesso punto? Perché se questo è il caso, allora io vi dico, prima o poi vi succederà, come sta succedendo a me, di sentirvi chiedere da qualcuno, ok, e adesso? Cioè, come pensi di arrivare effettivamente alla meta? Quali sono le risorse che devi impiegare? Quali sono gli investimenti richiesti dal tuo progetto? Quali sono le persone che possono darti il tuo contributo? E così via. Quindi è un piano vero e proprio che aiuta innanzitutto chi lo redige, chi lo fa, a capire a che punto si trova e quanto manca ad arrivare a, e magari suddividere il percorso in piccole tappe intermedie che ci aiutano anche dal punto di vista dell'umore, perché a volte ci si sente scoraggiati, sembra tutto troppo grande, troppo irraggiungibile. Un sogno è irraggiungibile fino a che noi desideriamo che lo sia, fino a che noi non decidiamo come arrivarci, raccogliendo tutte le risorse per camminare verso il nostro obiettivo, dandoci anche possibilmente una scadenza. È importantissimo.